solo faltas tú, tu presencia y nada más, solo falta que pongas un poco de ti, nada más, solo faltas tú, y no te puedo hablar, quizá mañana sea tarde, yo puse ya mi L'ispettore Raffaele Atencio, per favore. Come dice? Parli più forte, non si sente niente. Aspetti un attimo, arrivo subito. Ecco fatto, adesso sento. Mi dica. Ah, non c'è? È sicuro? Ma lo troverò a casa sua. Va bene, grazie, proverò a chiamarlo lì. Sì, d'accordo, grazie. Ciao, amore mio. Allora, come stai? Sembri piuttosto stanco. Ti preparo qualcosa da bere per tirarti su. È meglio che mi lasci in pace. Io non voglio niente da te. Mettitelo in testa una volta per tutte, Brenda. Ah, oh, non ti credo. Stai mentendo. Su, dammi un bacio. Un bacio. Beh, fai un po' come ti pare. Comunque, mio caro, non tutti i mali vengono per nuocere. C'è l'ispettore Raffaele Atencio, per favore. Gli dica che desidera parlargli la signora Brenda Itriago. Pronto? Ciao, Raffaele. Chi parla? Lo so che ti piacerebbe di più che ti chiamassi ispettore Atencio, ma è troppo serio, troppo formale, non ti sembra? È molto meglio Raffaele. Adesso sai benissimo chi sono, vero? In cosa posso esserle utile, signore? Oh, in cosa posso esserle utile, signora? Oh, caspita, ma che tono professionale. Potresti essermi utile in moltissime cose, basterebbe che tu lo volessi. Si può sapere perché mi ha chiamato? Ma certo. Ecco, io ho da dirti qualcosa di molto importante. Sì, sì, davvero. Una cosa che riguarda soprattutto tua moglie e che credo ti interessi moltissimo sapere. D'accordo, va bene, me lo dica. No. Per telefono no, mio caro. Vediamoci se ti interessa. Dove vuole che ci incontriamo? Sì, sì, benissimo, sì, so dove. Sì, va bene, sarò lì fra un attimo. Sono curioso di sapere cosa ha da dirmi. Sì, certamente. A tra poco. Che fai, esci? Sì, devo andare in ufficio, ma non farò tardi. E torni per cena? Sì, sì, senz'altro. Ciao. Ciao. Ma cosa fa, esce? Sì, è andato in ufficio, ma ritorna presto. A me tutte queste telefonate di donne non piacciono per niente. Chi l'ha chiamato? Una certa Brenda. Che dici? Hai capito bene, William. Adesso Azucena è la mia segretaria e questo naturalmente mi permette di vederla e di starle vicino dalla mattina alla sera. Mi sembra una grossa bestialità. Mm? In che senso, scusa? Stai giocando col fuoco e rischi di bruciarti. Mm. No, le cose non stanno come pensi tu. Non ho intenzione di approfittare di lei. Io Azucena la rispetto, davvero. E la amo troppo per rischiare di metterla nei pasticci. Sono io il primo a rendermi conto che Azucena è una donna sposata.
Di un po', e come te la caverai con Brenda quando verrà a sapere che Azucena lavora con te e ti fa da segretaria? Perché prima o poi lo verrà a sapere. E tu sai com'è fatta. Ti renderà la vita impossibile, te lo dico io. Senti, io di quello che potrà dire Brenda me ne infischio altamente, e lo sai. Fossi in te, ci penserei meglio. Non c'è niente da pensare, William. È tutto chiarissimo. Azucena continuerà ad essere la mia segretaria, perché questo è l'unico modo per poterla avere sempre vicino. E di quello che farà Brenda non me ne importa un bel niente. Allora, signora, cosa doveva dirmi di mia moglie? Di Azucena? Già, siamo qui per questo. Esatto, cosa c'è? Ecco, vedi, Azucena sa benissimo che sono io a cercarti, che sono io a telefonarti. E io sono rimasta molto sorpresa quando in una delle telefonate mi sono resa conto che lei era tua moglie. Non capisco il perché della sorpresa. Ah, ma guarda, forse lei non te l'ha detto? No, non mi ha detto niente. Si vede che hai una moglie molto intelligente. O, per meglio dire, che non ti ama abbastanza per essere gelosa delle altre donne. Perché io al posto suo non starei tanto tranquilla. Specialmente trattandosi di un uomo pieno di fascino come sei tu. No, mia moglie mi ama. E proprio perché mi ama, ed è come dice lei, una donna intelligente, evita di crearmi dei fastidi. Quando una donna è veramente innamorata, ragiona soltanto col cuore e dimentica tutto il resto. Insomma, posso sapere che cosa vuole da me? In primo luogo vorrei che non mi dessi del lei. Dammi del tu, è molto più facile. Il lei fra persone giovani non si usa, è così fuori moda. Come vorresti essere chiamato? Raffa o Raffaelluccio? A me Raffa piace da morire. Preferisco essere chiamato Raffaele. Ma sarebbe ancora meglio mi chiamasse ispettore Atensi. Mi dispiace molto che mia moglie abbia saputo dalle telefonate. Perché? Non hai detto che non è gelosa? Non è questo. Non voglio crearle dei problemi, visto che sta aspettando un bambino. Presto avremo un figlio. E adesso che mi ha detto tutto quello che doveva dirmi, me ne vado a casa, perché mia moglie mi aspetta per cena. Buonasera, signore Diago. Che stupido. Non mi conosci ancora, Raffaele Atensio. Ma riuscirò a farti innamorare di me. Prima o poi ci riuscirò. Finirai col cadere fra le mie braccia. Tu dovrai amarmi come voglio io. Amarmi alla follia. Sperando che a partire dalla data indicata siano state espletate tutte le pratiche necessarie per l'impostazione. Ma guarda, vedo che ci sono delle novità. E così l'impiegatuccia è diventata la segretaria del capo. Brenda. Brenda è un corno, sta zitto. Ti sei guardato bene dal dirmelo, eh? Trovi del tutto normale che tu e questa signora usiate l'ufficio per i vostri convegni amorosi. Brenda, per favore, ti prego di uscire subito da qui. Tu lo sai che non desidero essere disturbato mentre lavoro, chiaro? Ho interrotto il vostro idillio. Non immaginavo affatto di disturbarvi, scusa. Sta a sentire, Brenda. Non hai alcun diritto di entrare così nel mio ufficio e la prossima volta fatti annunciare. E perché? Perché tu possa darti un contegno? O perché Azucena possa nascondersi? Senta, signora, io non mi devo nascondere da nessuno, tantomeno da lei. E se mi trovo in questo ufficio, è solo perché qui svolgo il mio lavoro. Sì, è chiaro, adesso mi vieni a dire che sei una donna sposata e anche onesta. Come se fosse escluso che una donna sposata non possa avere una relazione con un uomo che non sia suo marito. Dammi retta, queste sono cose in cui nessuno crede più. È ridicolo. Il mondo è pieno di donne sposate che non hanno la più pallida idea di cosa significhi onestà. Senti, a questo proposito, tu... Io non c'entro. Piuttosto pensi a lei. Ne riparleremo, Rodolfo. E vedrai che la cosa non finisce qui. Ti rendi conto in che situazione mi hai messa? Hai sentito che cosa pensa di me? L'opinione di Brenda non conta niente. È tua moglie. Tu devi rispettarla. Non le manco di rispetto. Ma non mi interessa quello che può pensare. A me serviva una segretaria. Una segretaria efficiente, responsabile. E tra tutti i nostri impiegati eri l'unica che potesse occupare questo posto. Dimentica il resto, per favore. Siamo d'accordo?
Sì, chi parla? Ciao, sono Brenda. È ancora lei. Adesso cosa vuole? Con me dovresti essere più gentile, mio caro, visto che ti sto chiamando per darti una notizia. La tua dolce mogliettina è diventata la segretaria di mio marito. Non capisco perché si sia presa tanto disturbo per una cosa simile. Non ci trovo niente di particolare. Pensavo che ti interessasse, no? In ogni caso sarebbero soltanto affari miei, miei e di mia moglie. E poi dal momento che Azucena lavorava già per quell'azienda, non vedo cosa ci sia di strano nel fatto che sia diventata la segretaria di suo marito. Non le pare? Sì, però vedi, io pensavo che ti avrebbe fatto piacere sapere che tua moglie è salita di grado. Per questo ti ho chiamato. Arrivederci, ispettore. Azucena? Azucena, puoi venire qui? Sì, arrivo. Senti, perché non mi hai detto che sei diventata la segretaria di Rodolfo e Triago? Ah, no, Raffaele. Cosa pretendi? Che ti racconti tutto quello che succede in ufficio? Senti, è meglio che ti risparmi gli interrogatori, anche se fanno parte del tuo lavoro. Adesso sei a casa, parli con tua moglie. È proprio per questo che te lo chiedo, perché sei mia moglie, io sono tuo marito e ho il diritto di essere informato. Allora? Allora, non ritenevo necessario dirtelo. Per quale motivo hai deciso di licenziarti? Ma Raffaele, te l'ho già detto. Uffa, ho dei problemi con la moglie del principale, mi rende la vita impossibile. Soprattutto ora che sono la segretaria del signor Triago. Questa sciocchezza te la sei messa in testa tu. Il signor Triago è una persona rispettabilissima e non credo che sua moglie ti dia fastidio. Non ci credo, no. Senti, per mettere fine a questo stupido interrogatorio ti dirò una cosa. E mi auguro che mi crederai. Quella donna è innamorata pazza del marito. Non sopporta che lui abbia una segretaria, me compresa naturalmente. Non mi va di avere problemi di mogli gelose. E non voglio che mi licenzi, preferisco essere io ad andarmene. Gabi, aspetta. Dove stai andando? Come mai ti interessa sapere dove vado? Non me l'hai mai chiesto prima d'ora. C'è sempre una prima volta per tutto. Gabi, devo parlarti molto seriamente. Vieni qui, siediti sul divano. Papà, non potresti rimandare un altro giorno? Se fretta, tanto sono già in ritardo. A quest'ora significa forse che hai un appuntamento? Rispondimi. Ho un appuntamento, va bene, con questo? Certo, un appuntamento che ha un nome e un cognome. Giulio Manrique. E tu? Tu come lo sai? Lo so e basta. Gabi, sarà meglio per te che lasci perdere quel tale. È un consiglio. Dai, smettila, papà. Gabi, ti sto parlando molto seriamente. Non voglio che tu veda mai più quell'individuo. Ma perché? Io di Giulio sono innamorata. Continuerò a vederlo quando e come voglio. E non sarai certo tu a impedirmelo. Ma attenta, Gabi, guarda che io ti spedisco all'estero. Ma credi che io abbia ancora 2 anni? Che sia una bambina che si possa spedire come un pacco? Senti, hai sempre avuto tutto quello che desideravi. Ti ho sempre accontentata in tutto, ma questa volta non cederò di un millimetro. Spiegami perché, dimmi perché ce l'hai con Giulio, papà. Non lo capisco, non capisco perché non accetti che noi due ci fidanziamo. Non gridare! E ascoltami bene, per favore. Ascoltami bene. Io non devo darti nessuna spiegazione, Gabi. Questa volta la mia decisione sarà irremovibile. E tu devi smettere di vedere quell'uomo con le buone o con le cattive. Ti do la mia parola. Vuoi bere, amore? No, grazie. Io credo che tra poco ne avrai bisogno. Perché? Per sopportare la bella notizia che sto per darti. Posso sopportare ogni tipo di notizia senza ricorrere all'alcol, se sopporto te. Sei molto amabile, amore mio, davvero molto gentile. Beh, perlomeno siediti. Senti, se devi dirmi qualcosa, ti prego di sbrigarti, perché ho molta fretta e non ho tempo da perdere in chiacchiere. Ti servo subito. Faccio scoppiare la bomba. Puff! Azucena è la mogliettina dell'ispettore Raffaele Atensio. Dio mio, è giusto che questo figlio che sto aspettando venga al mondo senza sapere chi è il suo vero padre? È giusto questo, signore? Che cosa posso fare? Che posso fare? Aiutami, ti prego.
Mio Dio, aiutami. Dimmi tu quello che devo fare. Dimmelo tu. Notizia, amore mio? Non è vero che è sorprendente? Adesso forse avrai bisogno di bere. Tieni. Ma guarda, non credevo. Certo che la vita è stranissima, Rodolfo. Dovevano compiere una rapina all'azienda perché tu conoscessi il marito del tuo adorato tormento. Sei una donna perfida, Brenda. Ah, ma questo non è tutto, Rodolfo. Adesso viene il meglio. Ma che fai? Te ne vai? Non vuoi sentire? Non mi interessa affatto, te lo garantisco. Puoi anche ingoiartela, la tua notizia. Non mi interessa. Sì, che ti interessa, Rodolfo. Solo che ti piace fare l'indifferente. Ma stai morendo dalla voglia di sentire lo scoppio dell'altra bomba. È molto più grande della prima, sai? Puff! Lei sta aspettando un figlio. Presto avrà un bebè. Che te ne pare? Sarebbe emozionante se ti chiedessero di diventare il padrino della creatura. Adesso basta. Chiudi quella bocca. Falla finita, hai capito? Vuoi ancora un po' di caffè? No, grazie. Il dottore ha detto che potrebbe nuocere. Te ne verso solo un pochino. Ah, signora Elvia, ha saputo l'ultima notizia. Lo sa che in ufficio Azucena è salita di grado, è diventata addirittura la segretaria personale del presidente. Che gliene pare? Ah, sì, ma il presidente è il signor Francesco, il padre, non il figlio. È solo questione di tempo, prima o poi lascerà il posto al figlio, succede sempre. Ah, ti dico sinceramente, amore mio, che mi piaceva di più il lavoro che facevi prima. Ti confesso che ero molto più tranquilla. Perché dice così? Come? Perché dice così? Beh, perché sì. Perché sì? Si direbbe quasi che lei abbia qualcosa contro Rodolfo e Triano. Me lo dica e io lo mando in galera. Raffaele, muoviti, stiamo facendo tardi, lo sai. Ciao, ciao amore mio. Riguardati. Ciao Raffaele. Arrivederci, signora Evie. E non lavorare troppo. Ti telefono? Sì, cara, ti ringrazio. Oh, Dio mio. Non mi piace neanche un poco che Azucena sia diventata la segretaria di Rodolfo. È come invitare a cena uno che non mangia da un mese. Oh, no. Gabi, dove vai? Vado in piscina, papà. Anche questo mi viene proibito? Puoi fare il bagno nella nostra piscina. Per nuotare è altrettanto comoda di quella del club. Di un po', non ti sarai mica messo in testa di controllarmi a vita. Vorresti tenermi prigioniera in questa casa? Non alzare la voce! Che cosa sono tutte queste urla? Che diavolo sta succedendo, santo cielo? Niente, niente. Vuoi sapere che succede, mamma? Succede che da un po' di tempo papà mi controlla come se fossi una delinquente. Non solo, ma ha deciso di tenermi chiusa in casa contro la mia volontà. E questo perché? Penso che anch'io abbia il diritto di sapere che sta succedendo, no? Ti accontento subito. Tua figlia si è innamorata di un buon a nulla assolutamente inaccettabile e non ha nessuna intenzione di lasciarlo. Hai detto bene, papà. Non intendo lasciarlo. Perché Giulio è l'uomo della mia vita. Come lo sei stato tu nella vita di mamma. Gabi, non mi paragonare a quel vagabondo. Smettila, Francesco. Non credo che Gabriella Teresa si sia innamorata di un uomo indegno di lei. Ma che lo sa? Il fatto è che ti stai comportando come tutti i padri che vedono un rivale nel pretendente della figlia. Sei geloso, è tanto chiaro. Gabi! Gabi, dove vai? Lo vedi come fa? Si crede già indipendente. Entra ed esce da questa casa senza dire neanche dove va. Non ha nessun rispetto per noi. Oh, adesso mi sembra che tu stia esagerando, Francesco. Come posso dire che questo ragazzo sia giusto o sbagliato per nostra figlia se per il momento neanche lo conosciamo? E poi considera anche questo. Se il ragazzo davvero non è adatto a lei, contrariandola peggioriamo le cose. Lasciamola fare. Prima o poi se ne accorgerà da sola. Già, ma quando? Quando? Quando non ci sarà più rimedio? Va bene. Va bene, portiamo avanti questa storia come tu desideri. Però tu, esclusivamente tu, sarai responsabile di quello che accadrà. Tu e nessun altro. Oh, che barba. Ho appuntamento col mio parrucchiere e sto rischiando di perderlo per sentire un sacco di cretinate.
Sai cosa non sopporto della vita coniugale? Di essere disturbata da te quando ti svegli, mentre io vorrei continuare a dormire. E dov'è il problema? Basta dormire in camere separate e tutto è risolto. Certo, ha parlato la voce dell'indifferenza. Ah, non dimenticare di congratularti con Azucena per il bambino in arrivo. Come ti odio, Brenda. Perché? Perché sono stata io a dirti che Azucena aspetta un bambino. Sì, per questo e per molte altre cose, Brenda. Ad essere sinceri, mi sarebbe piaciuto essere il padre di quel bambino. Avrei voluto che quel figlio fosse mio. Il figlio che da te non desidero e non desidererò mai. Questo non mi interessa affatto, amore mio. Perché anche se la cosa non ti va, se vuoi davvero un figlio tuo, dovrai rassegnarti ad averlo soltanto da me. Nessun'altra donna al mondo potrà dartelo, perché anche se fosse soltanto per convenienza... Già, la convenienza, non parli d'altro. Sono arcistufo di questa parola. Anche se non ti va, Rodolfo, adesso mi devi ascoltare. Col nostro matrimonio abbiamo fatto un contratto. E l'eventuale figlio rappresenterà la vera unione delle nostre ricchezze, che così non cadranno in altre mani. Ti conviene mettertelo bene in testa. Devi smetterla di pensare a quello che poteva essere e non è stato. Ah, porta i miei saluti ad Azucena. Vuoi mangiarti anche il vetro? Ho una fame. Non mi hai detto niente. Di che cosa? Che sei stata nominata segretaria di Rodolfo. Ciao. Ciao. Cosa vuoi? Che mi congratuli o ti compatisca? Che tu mi compatisca. Io non potrei sopportare una situazione di questo genere. Invece credi che io possa? Beh, se hai accettato quel posto è perché puoi. Scusa, e che volevi che dicessi? Dovevo dire no, non posso accettare questo lavoro perché non posso stare accanto a Rodolfo e Triago? Ti pare logico? È vero, hai ragione. Purtroppo... ti toccherà adattarti. Adattarmi? No, questo mai. Cercherò un altro lavoro. Un altro lavoro? E credi che sia facile trovarlo? Figurati, con la disoccupazione che c'è. Beh, qualcosa troverò. Ma io qui non ci resto. Certo, è vero. In fondo ti capisco. Deve essere orribile stare tutto il giorno al fianco dell'uomo che ami, ma che non puoi avere. Perché tu lo ami ancora, vero Azucena? Già, che vuoi farci? Tu sarai anche la moglie di Raffaele. Ma l'uomo che veramente ami, il tuo unico amore, è Rodolfo e Triago. Sei stanca, mamma? Ho una faccia orribile, vero? Sì. È chiaro. Quando meno te lo aspetti, te ne capitano di tutti i colori, cara. Insomma, che altro è successo? Ah, una discussione spiacevole tra Gabi e tuo padre. Ma a che riguardo? Tuo padre è impazzito. Dopo aver dato la più ampia libertà a Gabriella, ora improvvisamente ritorna sui suoi passi. Ah, senti, mamma, io non ti capisco. Di che stai parlando? Ecco, secondo tuo padre, Gabriella si è innamorata di un uomo che non è adatto a lei e pretende che smetta subito di vederlo. Ma lei dice di no, che è l'uomo della sua vita. E ovviamente tu stai dalla sua parte. Beh, per la verità, io non credo che Gabriella si sia innamorata di un uomo che non fa per lei. Senti, mamma, la cosa più sensata sarebbe prendere informazioni su questo ragazzo. È già venuto a casa. Ma che io sappia, no? Beh, non ne capisco la ragione. Se lui è veramente innamorato di Gabi, perché non è venuto a parlarne con voi? Hm? Ma Rosario, che cosa dici? Mi meravigli. Parli come una donna dell'Ottocento. Neppure io, che sono tua madre, la penso più così. Mamma, puoi dirmi che sono antiquata, so che la pensi così, ma le usanze sono rimaste più o meno quelle di un secolo. No, mia cara, non è vero. Le cose cambiano. Se tu ti riferisci al passato, allora sì, era logico che un ragazzo andasse a conoscere il padre della ragazza che lo interessava, ma oggigiorno, possibile che io sia più emancipata di te? La verità è che tuo padre, come tutti i padri, è geloso di lui, questo è tutto. Tu ti credi molto moderna, vero mamma? Beh, io invece credo che tu sia, sì, un po' troppo fiduciosa. Sì, certo, lo riconosco. Hai colto nel segno una fiducia illimitata e assoluta in Gabriella. E lei la merita completamente. Ha sempre dimostrato di essere una ragazza come si deve.
Ah, santo cielo, che sorpresa. Come mai qui? Così non potrò dire che mi dimentico dei miei amici. Oh, si accomodi, grazie, si metta a sedere. Oh, dopo di lei. Allora, qual buon vento la porta? Beh, prima mi siedo. Cosa c'è? Bene, diciamo che è una visita quasi di cortesia, di buon vicinato. Ah, vuole un caffè? No, 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 signora, molte grazie, non è il caso che si disturbi. Resti qui insieme a me. Preferisco parlare un po' con lei del più e del meno. Dov'è Bettina? Bettina? Io questo non lo so, forse è a casa sua. Non sarà venuto a farmi visita per sapere dove è Bettina? Oh, ma vuole scherzare, non ci pensavo nemmeno. Sono venuto per portarle questa tisana che a quanto dicono è miracolosa. Vedrà, guarirà tutti i suoi mali, è fantastica. Ah sì? E di che cosa è fatta? Ecco, signora Elvia, contiene di tutto, senta, contiene, dunque, contiene la schiatura di dente di caimano, con aggiunta di penne di pavone appena nato, e per finire c'è un passato di uovo con guscio. Ah, capisco, devo provarla senz'altro, la ringrazio molto, occhio d'aquila. Ma per carità, è solo una sciocchezza, comunque se non le farà bene non potrà farle neanche male, non c'è alcun dubbio, mi creda. Però io, ecco, io non ho intenzione di portare avanti ancora questo piccolo scherzetto. Ah, no? No. Adesso le spiego tutto. Dunque, senta, devo dirle una cosa, signora Elvia. Io non sono venuto da lei soltanto per dare la tisana. No, 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 no. La tisana è stata quasi una scusa, che poi magari le farà anche bene, no? Però sono venuto soprattutto per chiederle una cortesia. Di darmi una mano, di darmi una mano con Bettina. Ah, ora capisco. Era qui che lei voleva arrivare? Eh già, adesso lo sa. Comunque, come vede, con lei sono stato sincero. Non me la sentivo di ingannarla. E dato che ci siamo, la vuole proprio sapere la verità. Quella brunetta, sì? Mi piace da matti. Mi fa impazzire. Il perché non lo so, ma mi fa sentire come un diciottenne. È la pura verità. Se quella brunetta mi dicesse di sì, sarei capace anche di sposarla. E perché no? Già, perché no? Chiaro, se mi dice di sì, la sposo il giorno dopo senza pensarci due volte. E sa cosa le dico, signora Elvia? Sarà lei, solo lei, la testimone alle mie nozze. Ah, oh, che onore. Ah, quelle pratiche sono da archiviare. Permesso. Azucena, non pensi che il figlio che stai per avere dovrebbe essere mio? Mio e di nessun altro. Vado io, mamma. Ciao. Ciao. Come stai, Brenda? Bene, molto bene, grazie. Oh, buongiorno, ciao, Brenda, che sorpresa, come mai da queste parti? E Rodolfo? Oh, al lavoro, come tutti i giorni al lavoro. Ah, beh, è giusto che sia così. E tu come stai, Rosario? E Wilfredo? Bene, grazie, tutti e due bene. Wilfredo, come tuo marito, è al lavoro. Oh, è un vizio di famiglia, comunque è meglio che siano occupati. Adelaide, devo darti una notizia. Ah, sì? Non mi dire. Mi fai diventare nonna? Oh, no. Oh, no, per il momento no. Voglio far passare ancora un po' di tempo. Non aspettare troppo, però. I bambini è meglio averli il più presto possibile, Brenda. Sì, ne sono convinta. E allora, quale sarebbe la notizia? Che quella gatta morta di Azucena è diventata la segretaria personale di Rodolfo. Che cosa? Hai capito benissimo. La cara ragazza la sa piuttosto lunga. Usa ogni mezzo per accalappiare Rodolfo, che come un idiota cade nella sua rete. Ma questa è l'ultima che mi fa tuo figlio, Adelaide. Ah, ma la cosa non finisce qui. Davvero? No, io parlo sul serio. Ti garantisco che cercherò in tutti i modi di mettere la parola fine a questa ridicola situazione. Immediatamente. Ufficio del signor di Triago. Sì, glielo dirò. Era per lei.
La stanno aspettando nella sala delle riunioni. Come stai, piccolina? Sei arrivato finalmente. La prossima volta che farai tardi, perlomeno avvertimi. Ti sto aspettando da più di mezz'ora. Che caratterino sta venendo fuori alla mia bambina. Su, fammi un piccolo sorriso. Dai, te lo chiedo per favore. Ho tanti problemi, Giulio. Sì? Mio padre è venuto a sapere di noi due. Non vuole più che io esca. Mi ha fatto una scenata terribile. Sì, Stella mi ha raccontato tutto. Stella? Non capisco come faccia a saperlo. È successo tutto tra ieri e oggi e con lei non ho ancora parlato. È un vero mistero. Ma che mistero. Credo di sapere com'è andata. Forse si è solo basata su quanto le avevi già detto e avrà immaginato quello che poi è successo. E come avrebbe fatto, scusa? Ha usato la logica dal momento che è una persona razionale. E ha pensato che i tuoi genitori avrebbero ostacolato il nostro rapporto. Bisogna riconoscere che è una ragazza intelligente. Sì. Adesso lo capisci perché sono venuto a casa tua? Proprio per questo motivo. Ascolta, amore. Mia madre lo sa che io ti amo. Lei non si oppone al nostro fidanzamento. Al contrario di papà. È arrivato al punto di minacciarmi, di mandarmi all'estero se continuo a vederti. Non l'accetterò mai. Se mi costringono a lasciarti, io ne morirò. No, Giulio, ti prego, aiutami. Ti amo talmente tanto, amore mio. E se mi allontanano da te ne morirò. Non voglio vivere senza di te, Giulio. Azucena, scusami se ti interrompo, ma è sopraggiunto un imprevisto e sarà necessario lavorare più a lungo. Puoi parlare con più chiarezza? Ma certo, nonostante aspettassi ad alba fare gli straordinari, ha detto che non le è possibile fermarsi oltre l'orario. E anche se mi dispiace, devo chiedere a te di prendere il suo posto. È un vero peccato per lei che non possa. Sarebbe stata felice di passare qualche ora al tuo fianco. Ma anche per me è un peccato, visto che non mi piace lavorare fuori orario. Non è colpa mia, Azucena. Nel lavoro può succedere, specialmente nel posto che occupi adesso. Finiamola qui, Rodolfo. Non mi devi altre spiegazioni. Se questo è un mio dovere, rimarrò. Ad ogni modo, cercherò di mandarti a casa presto. Sì. Comunque, avviserò i miei. Grazie. Papà, ho bisogno di parlarti. E di che cosa? Ora te lo dico. Bene. Gabby, io ti avevo ordinato di non uscire, ma mi hai disobbedito. Il fatto che io non sia mai a casa non significa... Tanto per cominciare, non sono più una bambina e quindi non hai il diritto di tenermi segregata. Esageri, non metterla in questo modo. Sai bene che sono sempre stato indulgente con te, ma ora non posso. Sei uscita con quell'uomo. Sì, papà, ho pranzato con lui. Ma ora, se non ti dispiace, rispondi a questo. Tu conosci Stella? Io? Non sei stato tu a dirle che eri contrario al mio fidanzamento con Giulio? Perché, vedi, io di questo con lei non ho parlato. Mi spieghi come ha fatto a saperlo? E chi sarebbe questa Stella? Non la conosci? Non sei stato proprio tu a dirle che non accettavi Giulio come mio fidanzato? Certo che no. Comunque, chi sarebbe di preciso questa donna? Mi sembra assurdo che io possa avere strombazzato i miei problemi a destra e a manca. Quindi tu non la conosci, papà? Ah, allora deve essere davvero una veggente. Perché del mio fidanzamento se n'è parlato tra te, mamma e me. Mio caro papà, ho deciso. Adesso vado subito da Stella e le chiedo come ha fatto a sapere che tu non volevi Giulio come mio fidanzato. Va bene? Scusa, ma perché dovrei essere stato io a informare quella signorina? Soltanto tu avresti potuto farlo. Ma non ti preoccupare, Stella mi svelerà il mistero, d'accordo? Scusami. Vedi, Raffaele, la situazione non è facile. Quando sono entrato da gioielliere per coprire José, è cominciata la sparatoria. Non sono tipi che scherzano, quelli. Hanno colpito il custode e uno che passava di là. In quanti erano? In quattro. Già, erano in quattro, però non preoccuparti, li prendiamo. Non devono essere delinquenti abituali, ci sono un sacco di impronte. Pronto? Tieni, è per te. Sì, Atencio.
Ciao, ispettore. Che cosa desidera? Sono sempre più convinta che sei il prototipo del bravo detective, perché sei sempre così rigido, sempre così esplicito. Con questo tuo modo di essere finirai per raggelarmi, lo sai? Ho il vago sospetto che lei vada matta per le situazioni pericolose. Mi affascinano. Proprio per questo ti ho telefonato. Voglio avvertirti che ti aspetterò al portone d'entrata per fare colazione con te a mezzogiorno. No, non lo faccia, resterò in ufficio, abbiamo molto lavoro. Ma quanto sei bugiardo. Guarda che comincio a conoscerti. Se è per un fatto economico, non c'è nessun problema. So bene che gli ispettori non vengono pagati abbastanza. Potremmo benissimo andare a mangiare un hamburger al pepe o una fetta di maiale arrosto. No, no, davvero, molto lavoro, non posso accompagnarla, mi dispiace. Se è così, dovrei dirmelo guardandomi direttamente negli occhi. Io ti aspetterò nascosta dietro una delle vostre macchine. Non ti sarà molto difficile localizzarmi, mio caro ispettore. A molto presto. No, santo cielo, mi dici che grosso peccato possa aver commesso per meritarmi questo castigo? Non ha nessuna intenzione di mollare la bella Brenda. Senti, amico, se vuoi la mia opinione per liberarti di lei, dovrai tuo malgrado accettare le sue proposte. In 35 anni di vita, quanti ne ho io, non ho mai visto una donna tanto ben intenzionata. Gabi! Scusa l'improvvisata, ma dovevo chiederti se tu conosci mio padre. Io? Sì, e voglio la verità. Esigo che tu mi dica la verità. Gabi, fammi il favore, entra e mettiti seduta. Accomodati, beviamo qualcosa insieme e mi spieghi. Sì, Stella, ti ringrazio, ma prima devi darmi una risposta. Coraggio, lo conosci o non lo conosci mio padre? Ma che razza di domanda è la tua? Non ti capisco. Lo conosci? Ma no. E come hai saputo allora che mio padre non vuole che mi fidanzi con Giulio? Ma dai, Gabi, tesoro mio, non ti ricordi più che me l'hai detto tu stessa quando mi hai telefonato? Cosa te l'avrei detto io? E quando? Ti sbagli, io non lo ricordo affatto. No, senti, mi preoccupi. La memoria non è certo il tuo forte, ragazzina mia. È stato proprio in una delle tue telefonate che l'ho saputo. E poi, dove avrei potuto conoscere tuo padre, secondo te? Non credo nemmeno che mio padre conosca il tuo. Anche se per curiosità glielo voglio proprio chiedere. Non si sa mai, magari sono amici e noi non lo sappiamo. Questo sì che sarebbe davvero sorprendente. Ma parliamo d'altro. Parliamo un po' di mio cugino. Oh, poverino, è un angelo. Tu neanche immagini quanto ti ami. Voglio aiutarti, Gab. Se tu lo ami come dici, ti aiuterò con tutte le mie forze. Perché se tu lo lasci, Gabi, lui ne soffrirà molto. Devi credermi, non si riprenderebbe mai. Mi permetti di pagare il conto? No, assolutamente. I poliziotti, come lei dice... Come tu dici. D'accordo, va bene. I poliziotti, come dici tu, non nuoteranno nell'oro, ma una fetta di maiale arrosto se la possono permettere. D'accordo, va bene, mi hai convinto. Cosa vuoi da me, Brenda? Non riesci a immaginarlo. Voglio vivere quello che normalmente accade fra un uomo e una donna. Anche se sono sposati. Anzi, questo dà più sapore al rapporto, non ti pare? Quanto tempo pensi di resistere? E se io ti dicessi che sto per cedere? È magnifico. Ti piace il mare? Sì, moltissimo. Bene, allora andiamoci. Non ti importa che ci vedano insieme? No. Anche perché andremo direttamente in un mio appartamentino. È delizioso, ti piacerà. Vedrai, starai benissimo con me. Te lo garantisco. Oh, ancora non si vede. Ah, Gabi, sta calma, non essere tanto impaziente. Niente di più facile che abbia trovato una fila chilometrica e non possa arrivare. Stella, hai detto davvero che mi aiuterai? Ma certo, ragazzina, contaci. Lo farò con molto piacere. Giulio è un uomo talmente splendido. Non puoi sapere quanto è buono. Lui merita di essere felice, Gabi. Ti ama davvero, lo sai? Ah, non so cosa dire. Lui a volte, forse è meglio dire quasi sempre, è così freddo, così nervoso con me. Io lo capisco, povero angelo. Vive nel terrore che tu prima o poi possa lasciarlo. Che ti dicevo?
Questo è Giulio. No, aspetta. Finalmente è arrivato. Stella, digli che me ne sono andata perché ero stanca di aspettarlo. Aspetta. Vado di là. Solo vai lassù, tu presenza in mano.